Cioè, proprio qua. Vabbè. Your destination is on the right. E ho capito. Quando si dimentica il telefono in macchina, che è avvenuto il puttanesimo. Abbiamo fatto anche il pieno, il plenum. Bisogna sempre avere il pieno, perché non si sa mai, non si sa mai, una catastrofe e voi non riuscite più a fare benzina e vi trovate bloccati. Bisogna sempre avere il pieno. Ma io andrò di qua. Perché devo andare di là quando mi va di andare di qua? Andiamo da questa parte. Ma qua c'è tutta la zona del fai da te. Fai da me. Fai da qualcun altro. Apriamo un negozio di fai da qualcun altro. Tutti con questo fai da te, fai da te. No, fai da me oppure fai da qualcun altro. Che belle queste strade, che belli questi posti. Ma un po' troppo caldo però. Sinceramente non so dove sto andando. Non ne ho idea. Sto seguendo questa strada che mi sta portando a Copenaghen probabilmente. Spero in un qualche momento di girare a sinistra, ma mi sa che sono proprio fuori strada. Io ricordo una specie di incrocio, ma non so dove sto andando sinceramente. Probabilmente dovrò tornare indietro. Ah, ecco, là vedo una sorta di incrocio, vediamo. Ah.
Non so dove mi porterà questa strada, però noi la percorriamo. Direzione rose. Non lo so se ci siamo, Vediamo. Tanto a noi che cazzo ce ne fotte. La cosa che mi piace di queste zone è che c'è un sacco di verde. In Sicilia tutto questo sarebbe abbattuto, tagliato alla base e ridotto a un deserto, perché a quanto pare in Sicilia hanno la maledetta e fottuta mania di tagliare gli alberi, tagliare sempre e comunque gli alberi. Qua invece, per fortuna, non sono così malati di mente e capiscono che tenersi gli alberi vuol dire avere più frescura, più ombra, trattenere l'umidità nel terreno e avere meno siccità. In Sicilia questa cosa non la capiscono, non la capiranno mai, e non fanno altro che tagliare in continuazione alberi non appena sorge un problema di manutenzione. Anziché fare manutenzione sugli alberi, loro prendono e tagliano tutto. Sono delle teste di cazzo della puttana del... È una cosa che mi fa incazzare in un modo pazzesco. Sì, forse è come ricordo, di qua si torna di là, si torna di là. Infatti curva. Ho bisogno di un supporto per la telecamera che mi permetta le riprese in auto, ma non ho idea di dove trovarlo. Dobbiamo cercare un negozio cinese, così vediamo se c'è qualcosa. Oppure potrei rivolgermi ad Amazon. Ecco, Cosenza, perfetto. Ora attraverso questo ponte, che non mi ricordo su che fiume è. Fanculo strade del cazzo. Ok, e siamo qua. Vaffanculo. Vai a fare in culo. Ok, ancora una volta sono perso, non so dove sto andando, ma sto guidando a intuito, direzioni a intuito. Questa immagino che sia la zona più o meno industriale, e mo dobbiamo cercare nuovamente di girare a sinistra e poi tornare indietro verso Cosenza, però qua ci sono tutte le fabbriche. E quindi sinceramente non lo so, però noi ci stiamo provando. Ah, che bel profumo di spazzatura, fantastico, meraviglia, respirare a pieni polmoni. Ah, che buono. Sì, ancora un po', andiamo più vicini, presto. Ah, che bel profumo, sì. Quanto mi piace! Ah. E niente, non c'è verso, serve un supporto, non mi basta poggiare la telecamera e sperare che stia ferma con queste strade del porco. Ah, perfetto, siamo spuntati proprio all'ingresso di Rende. E quindi, ecco, qua però purtroppo a Rende hanno deciso di tagliare alla base tutti gli alberi stupendi che c'erano, ma devo dire che ne hanno piantati degli altri, seppur piccoli. Ora questa strada era piena di alberi altissimi, molto belli, e non si capisce per quale stracazzo di motivo ne hanno dovuti tagliare. E questa è una cosa che disapprovo completamente. Hanno costruito questa aiuola di merda con questi alberelli del cazzo,
mentre prima c'erano dei pini altissimi che facevano un sacco di fantastica ombra. E ora invece abbiamo queste cagate di alberelli e c'è un caldo boia. Ops, io devo andare di qua. Ecco, li vedete là sotto, gli alberi che sono rimasti superstiti e che non hanno ancora tagliato, ma probabilmente a questo punto taglieranno. Cioè hanno fatto una aiuola del cazzo e hanno tagliato questi meravigliosi pini. Ma si può essere più coglioni? Secondo me veramente hanno fatto una coglionata colossale. Guardate che alberi fantastici. Ombra, vedete, ombra. Dice il proverbio: chi taglia gli alberi è destinato a ripetere se stesso quando caga i chiodi. Ling 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 ling